Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Recanati Informa, la rubrica voluta dall'amministrazione comunale di Recanati per informare la cittadinanza sull'attività amministrativa, sugli eventi in programmazione, ma anche per accogliere proposte e suggerimenti. Apriamo subito allora con il primo servizio, che è la tradizionale festa di San Vito, nell'occasione della quale si è celebrata una cerimonia per la consegna della cittadinanza onoraria al cardinale Monsignor Angelo Comastri, a cui ha fatto poi seguito la consegna delle benemerenze ai recanatesi illustri che si sono distinti in vari settori. A seguire il torneo di calcio San Vito, sentitissimo in città e che torna dopo diversi anni d'assenza. In chiusura la presentazione del Festival Lunaria, l'evento dell'estate recanatese. In un'aula magna gremitissima, l'amministrazione comunale di Recanati ha conferito la cittadinanza onoraria ad Angelo Comastri, cardinale vicario generale per la Città del Vaticano. La cerimonia si è svolta nell'ambito del conferimento delle benemerenze a cittadini illustri recanatesi in occasione della festa del patrono San Vito. Il cardinale Comastri, amatissimo nella nostra regione per i suoi trascorsi da vescovo di Loreto, è giunto nella città leopardiana nel primo pomeriggio, dove ha visitato, accompagnato dal vescovo Monsignor Claudio Giulio Dori, la splendida cattedrale di San Flaviano, restaurata di recente e che ospita la tomba di Papa Gregorio XII, il Papa dimissionario, l'unico pontefice sepolto fuori dalle mura vaticane. Naturale un accostamento con le ultime vicende della Chiesa e le dimissioni di Papa Ratzinger. Dopo la visita alla cattedrale, l'attenzione si è spostata nel Palazzo Comunale, dove si è svolta la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria. Sì, sono veramente felice di questa benemerenza che, ripeto, non merito. Il mio merito, l'ho detto, è soltanto la benevolenza di questa città. Però sono lieto di aver potuto collegare questo evento ad una poesia che ho tanto amato, il Sabato del Villaggio, e vorrei dedicarla a Recanati nella speranza che ritorni lo spirito del Sabato del Villaggio in tutte le nostre case, in modo che i ragazzi non siano fissi sul computer, ma giochino nelle piazze e il zappatore e ogni lavoratore possa tornare a casa fischiettando, contento di vivere e di lavorare. Un amore che parte da lontano che non si aspettava. È vero, però ecco, c'è stato subito un'intesa spirituale che poi è sfociata in questo gesto che, ripeto, non meritavo, però mi ha commosso profondamente perché ho sentito un legame profondo con la gente di Recanati e con tutta la popolazione marchigiana, della quale mia mamma disse: mi sembra di essere nata qui. Ci sono gli stessi valori che si respiravano a casa nostra, fede, lavoro e onestà. Quella del conferimento delle benemerenze è una cerimonia fortemente voluta dal sindaco Francesco Fiordomo. Oggi abbiamo ringraziato alcuni concittadini che nella loro attività hanno contribuito allo sviluppo economico, sociale, morale di questa nostra città. È un grazie semplice ma sentito, perché noi abbiamo tanti esempi positivi che dobbiamo valorizzare e che costituiscono un motivo di fiducia e di speranza. La giornata, in occasione della festa del patrono, poi è impreziosita dalla presenza del cardinale Angelo Comastri, che diventa cittadino onorario di Recanati. È veramente un privilegio per la nostra città avere una persona così sensibile, di grande spiritualità, che per tanti anni è stata una guida forte, sicura, con il sorriso sulle labbra per il nostro territorio. Queste le benemerenze assegnate nel 2013. Mario Baiocco per meriti in campo culturale e sociale. Risveglio Cappellacci, partigiano. Alberto Cecchini, artista. Don Giovanni Latini, parroco. Anna Sagni per meriti nel sociale e nel volontariato. Giuseppe Scarponi per meriti scientifici. E Giovanni Tanoni per l'impegno nel mondo dello sport. Riconoscimenti sono andati anche alla ditta FBT nel 50° anniversario della fondazione, alla ditta Clementoni per il 50° anniversario della fondazione e alla Croce Gialla per i 25 anni.
Sono stati anche premiati per il conferimento di locale storico delle Marche l'Alimentari Mengarelli, il Bar 13 e la Foglietta. Grandi serate di sport e grande successo di pubblico per il torneo di calcio San Vito, organizzato nel nuovissimo campo di Calciotto in occasione della festa del patrono di Recanati. Sei le squadre dei rioni cittadini che si sono sfidate in un torneo avvincente. Questo torneo godeva di una fama negli anni passati molto grande e adesso con i problemi economici tutto abbiamo cercato di mettere su una formula che sia abbastanza economica e permetta a tutti i recanatesi di poter giocare, a tutti i quartieri di poter fare una squadra. Sono contento che questo torneo sia piaciuto alla gente e soprattutto a chi gioca, perché chi gioca si è divertito e questo calcio a lotto qui su questo campo che ogni sera permette di fare tanti gol, tante emozioni, è una formula che è nuova e piaciuta anche a chi gioca, come dicevo, e al pubblico. Cosa ha significato per voi tornare a fare questa manifestazione che era molto sentita dai recanatesi, era stata trascurata per qualche anno? Ma da una parte è stata una scommessa riproporre questo torneo, dall'altra è un motivo di aggregazione, un motivo di far fare sport a tanti ragazzi, perché ormai l'età, li chiamo ragazzi perché l'età si è allungata, no? Quella del ragazzo, abbiamo gente di 40 e passa anni che si è messa i pantaloncini corti, è tornata a giocare, a calpestare un campo da gioco, per cui far fare sport, far fare movimento a tutti è una cosa credo che sia importante per tutti. La finale, che ha visto prevalere la squadra del Rione Centro Storico su Castelnuovo, ha chiuso il sipario su un'edizione strepitosa sotto tutti i punti di vista. È tornato il torneo di San Vito, dopo tanti anni abbiamo voluto proporre questo, era un appuntamento molto sentito dalla cittadinanza e dobbiamo dire che è stato un gran successo, un torneo nel segno del Medi Recanati, tutti i giocatori recanatesi, over 40, due tesserati soltanto in campo per favorire il divertimento, l'aggregazione e quindi attutire l'agonismo. È stata sicuramente una bella manifestazione, l'ha voluta fortemente il delegato dello sport Scorcelli, che ringrazio insieme ai quartieri, ai vari comitati che hanno allestito le squadre che sicuramente hanno lavorato con grande impegno. La presenza di pubblico sta a testimoniare la voglia che c'era dopo tanti anni di riabbracciare il torneo di San Vito. Abbiamo visto in campo un ragazzo come Sgolastra che gioca in Serie A del calcio a 5, giocatori della Recanatese, vecchie glorie che però ancora si mantengono molto bene, quindi anche il livello tecnico, agonistico è stato importante e il pubblico si è divertito. Tornano le notti di Lunaria, le amate e affollate notti di spettacolo sotto le stelle in piazza Leopardi a Recanati, promosse dal Comune con il patrocinio della provincia di Macerata per la direzione artistica di Musicultura. Questo teleobiettivo che parte sull'idea che Musicultura porta avanti anche nelle tre serate di congiungere, di far, io dico, fidanzare sul medesimo palco la parola e la musica, trova in Lunaria ormai da più di 10 anni un palcoscenico perfetto in cui la gente veramente segue con attenzione e con grande partecipazione questi due rappresentanti che danno vita a un set molto particolare, perché non è un semplice concerto come magari si può vedere da moltissime altre parti, ma è un po' un addentrarsi nella vita sia artistica e a volte anche personale degli artisti ospiti. Sono tre gli appuntamenti, protagonisti ancora una volta la musica, la parola, la voce, in linea con la formula collaudata di questa rassegna di successo. Si comincia giovedì 11 luglio con un ospite che vanta una carriera di successi, ma che è sempre pronta a confrontarsi con il nuovo, come Irene Grandi. La serata conterà anche sulla competenza e la simpatia di Gian Maurizio Foderaro di Radio 1 Rai. Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 18 luglio con Giorgio Faletti. Giovedì 25 luglio, terzo appuntamento con la Compagnia di Musicultura, con l'ultimo atto de La Storia Cantata, ragionando, cantando, canzoni e canzonette. Lo spettacolo, diretto da Piero Cesanelli, accompagnerà il pubblico in un viaggio in cui la canzone è protagonista nello scandire i segni dei tempi,
In particolare evocherà le ipnotiche e seducenti atmosfere del periodo degli anni Ottanta fino quasi ai giorni nostri. È l'evento di punta della nostra estate, i tre appuntamenti del giovedì che si uniscono poi ad una programmazione molto ricca durante tutti i giorni della settimana, uno sforzo collettivo della città, gli sponsor, i commercianti, l'associazionismo, i quartieri. Perché? Perché cultura e sociale vanno di pari passo, un momento di incontro, di aggregazione, di confronto per vivere insieme delle emozioni, rappresenta un qualcosa che fa crescere la nostra comunità e la fa conoscere poi a livello territoriale, quindi è un appuntamento che richiama migliaia di persone a Recanati e quindi durante l'estate è un momento di proiezione esterna della nostra città molto significativo, questo grazie a Musicultura, alla sua competenza, alla sua passione e alla capacità sempre di creare eventi, perché ogni appuntamento di Lunaria nella storia diventa un vero e proprio evento. Grazie per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Recanati in forma.